La mia fortuna è stata visitando una comunità dell'Antoniana di Bologna, la quale comunità aveva la parrocchia a Milano Marittima. Mi hanno ospitato, non era ancora in seminario, poi sono entrato in seminario. E c'era una chiesa bellissima, uguale a questa chiesa. Questa qui è la fotocopia della chiesa che c'è a Milano Marittima. E l'ho sognato, anche quando stavo in seminario, però non pensavo che questa idea, questa ricchezza di questa bella chiesa si doveva realizzare qua. Dopo la mia vita è iniziata come sacerdote con 2 anni in seminario, 4 anni, perché a quei tempi l'arcivescovo voleva che i sacerdoti novelli dovevano stare nell'episcopio, più o meno nel seminario, si volevano conoscere più da vicino. E poi sono stato nominato parroco di Fonderosa, un villaggio vicino Foggia, vicino Borgo Mezzanone, famoso qua per l'accampamento di questi uomini di colore. E poi sono stato a Rodi nel 1972 e a un certo punto ho saputo che qui si era creata l'idea di un villaggio del Lido del Sole. Già la parola è bella, Lido perché riguarda il mare e Sole perché qui c'è sempre il sole, così l'hanno edificata. E mi sono subito preoccupato di cercare di inserirmi in questa organizzazione e ci sono riuscito, già incomincia la fortuna di questa chiesa. È venuto qui un americano che aveva costruito dei campi da tennis, erano i primi campi da tennis sul Gargano. Veniva gente da Vieste, veniva gente da Pesci, da Carpino, a usufruire di, poi erano dei campi perfetti, proprio nell'amicizia che c'è stata con questo bravo signore, mi ha regalato il terreno che qui è nato, questa chiesa. Pensi, qui c'era, abbiamo detto la messa, nei primi anni l'abbiamo detto sulla spiaggia, c'era un bar, Bar Romagna si chiamava, abbiamo detto la messa. Potete immaginare, di fronte a me stavano tutte le persone in costume da bagno. Insomma, abbiamo, diciamo in dialetto, abbiamo vinciuto, ecco, ho detto scusa la battuta. Ed è stata una gioia, era il punto di riferimento. Alle 7 dicevamo la messa in quel periodo, c'era la gente, veniva, era una festa. Piano piano ci è organizzato e abbiamo fatto la prima fiaccolata. L'abbiamo fatta di 100 metri, e c'era una brava famiglia della Dogana di Ortanova che avevano tutti i figli, era tutto il gruppo della famiglia della Dogana. Abbiamo preso proprio in mano questo villaggio, religiosamente parlato. E da quel momento, piano piano, poi ho incontrato questo signore che mi ha regalato questo terreno e poi il comune ci aveva regalato un terreno per la chiesa e un signore ha detto: Don Matteo, tu mi dai questo terreno e io ti costruisco la chiesa. E c'è stata questa permuta e adesso ci troviamo qua. E sono passati da quel periodo, dal 1973 a oggi, siamo 2023, 50 anni. Potete immaginare 50 anni di processione, 50 anni di messa, 50 anni di attività con i bambini, con i giovani. Sono passati da questa chiesa sacerdoti, immagino, è venuti persino tramite quell'associazione Fidei Donum di Foggia, hanno invitato il vescovo di Mosca, il cardinale che poi era un bravo uomo, una persona eccezionale, perché aveva una malattia che ci voleva il sole, ci voleva l'acqua. E questo prete di Foggia ha detto: conosco un prete che si chiama Don Matteo, sicuramente, e abbiamo dato ospitalità. E qui poi è iniziata l'accoglienza dei bambini, l'accoglienza dei gruppi parrocchiali, è venuto anche un bel gruppo di Foggia, c'era Don Filippo che adesso non c'è più, da tutte le parti, da Milano, da Verona, da Bergamo, dalla Germania.
abbiamo visto di tutti i colori, a parte anche i nostri vescovi che sono venuti, che è venuto un vescovo dalla Polonia, anche i nostri vescovi tutti quanti hanno voluto venire qua. C'è stato qui un focolaio di amore di Dio, ecco, mi è uscito bene, che c'è gente che si ricorda, bambini che sono fatti grandi, ora sono 50 anni, molti di quei bambini sono diventati padri di famiglia, qualcuno è diventato nonno, perché erano anche giovani che adesso 50 anni sono fatti 90 anni, per dire, molti non ci sono più e io li voglio ricordare perché mi hanno aiutato, hanno messo a disposizione il loro tempo, anche i loro soldi, no? E qui adesso ti voglio far ridere perché volevo fare una lapide per questa chiesa, ma tutti i vescovi me l'hanno proibito, perché la lapide era questa. Questa chiesa è stata costruita con l'aiuto economico dei poveri, i consigli dei ricchi, il lavoro dei bambini e l'entusiasmo di un prete. I poveri venivano qua, prendevano i soldi, 5, 10 mila, venivano i ricchi, sa, là, Montecatini, c'è la chiesa, stando a loro, chi voleva l'altare qua, chi voleva la Madonna là, poi finivano i chiacchiere e se ne andavano. I poveri venivano, oh, mettono 1.000 lire, 5 mila, 10 mila, i poveri, ed è stato costruito. E poi abbiamo un bel crocifisso, io, regalato da un vecchietto che si è innamorato, un vecchietto di 90 anni che ha regalato questo crocifisso perché è rimasto contento di qua. Chi viene qua, non lo so, cioè respira un attimo, qualche cosa, non lo so, Dio si serve di questa realtà. Che cosa ho fatto io? Io sono stato un legamento tra le persone, il mio sorriso, la mia disponibilità. Abbiamo le messe la mattina alle 8, la domenica, il sabato alle 21.30, la domenica alle 8 e la sera alle 21.30. E il giovedì facciamo l'ora di adorazione. Non abbiamo grandi cose da dire o da fare, ma quel poco che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con tanto amore. Ogni anno facciamo la festa della Sant'Anna, per la festa dei nonni, vengono sempre giovani cantanti, abbiamo avuto dei bravi cantanti, gruppi folcloristici, e poi la processione del 14 di agosto, che ora, tutti vogliono partecipare, tutti. Quando uno non viene qua, me lo dice, padre, è persa la processione del 14, è diventato un qualche cosa proprio spiritualmente parlando che porta gioia. E la gente che ci ha visto camminare me l'hanno detto, dice, che bello Don Matteo, non abbiamo mai visto una cosa così. Perciò io penso che questo posto è qualche cosa baciato da Dio, non è che c'entro io sono solo un semplice ministro con tutti i miei peccati e i miei difetti, però il Signore mi dà la forza, ho 86 anni, ieri ho fatto 86 anni finiti, ma sono già nell'87esimo anno della vita. Sono passati tanti personaggi, molti che conosciamo, molti che forse non sapevamo, però immagino, sono venuto il sacerdote da Bergamo, sacerdote da Torino, c'è venuto anche un sacerdote, due o tre da Milano, con ognuno che portava i propri ragazzi, per l'amor del cielo. Sono venuto anche gente che dall'estero, in particolar modo abbiamo avuto un gruppo di tedeschi, un gruppo di polacchi, un gruppo di cecoslovacchi. È un segno del Papa, stanno le fotografie, abbiamo avuto la fortuna, che questo è il disegno, un santo che ha benedetto la nostra chiesa, anche lui è coinvolto, Giovanni Paolo II. Quando uno ci fa un regalo, che a volte noi abbiamo dei regali dei papà, dei nonni, gli anelli, le collane, che diciamo, oh, questo me l'ha regalato il nonno, questa è la nonna, questo è molto prezioso. A me quella Madonna ce l'ha benedetta il Papa, santo, e che vedrò ciò. È doppiamente per noi importante la venerazione di questa statua che ci porta alla Madonna, per l'amor del cielo. È il più bel regalo che ci ha fatto Giovanni Paolo II. Qui poi abbiamo avuto la fortuna di un, adesso non posso fare nome, di un signore che ci vuole molto bene e ha la possibilità, e ci ha fatto trovato questo giovane pittore, anzi chi è che sente, venite a vedere, che sono opere d'arte, è una cosa, qui
quando si fanno le immagini, non è che tiene la fotocopia, non è che tiene, si può cancellare, in diretta la bellezza di queste pitture. Abbiamo la Natività con gli attori senza volto, una realtà sola, il volto e la pecora, no? Tutti gli altri personaggi non hanno il volto. Perché questo? Perché davanti a Gesù ognuno è presente, no? Non c'è bisogno di quello e quello. Ognuno può dire davanti al Cristo, tu, ogni uomo è invitato, bello, brutto, del nord, del sud. Abbiamo lì sulla destra la morte di Gesù, il momento più delicato della storia nostra, quel Gesù che muore in croce, e abbiamo i misteri del Rosario, e poi qui in questa parete c'era tutto, io ho visto il piano, tutto l'universo, il cantico delle creature, in questa parete doveva esserci tutto l'universo, ho visto il disegno, ma purtroppo non sta bene il pittore, però sono stato capace di convincerlo, anche mi ha messo su un quadro La vita al sole di San Francesco, e con quel quadro si vede un pochettino Fratello Sole, Sorella Luna, più o meno il cantico delle creature. La forma anche della chiesa, che è molto bella, sono due braccia. Se tu ti metti sull'altare, vede la chiesa che ci offre queste due braccia. Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, io vi darò ristoro. Da quell'altare, quando porto la comunione, mi sento proprio che porta a questi fratelli di Gesù, il corpo di Gesù. Ti devo dire proprio la verità, non ci sono stati dei momenti che hanno superato gli altri. Ogni momento è stato bello, ogni avvenimento ha portato qualche cosa di bello. I bambini che hanno fatto le rincontri dell'ACR, gli uomini qui che hanno fatto le riunioni, sono venuti anche i sacerdoti, immagino sono venuti dei seminaristi da Treviso, sono venuti. Quello di Treviso è stato molto bello, non so se lo posso raccontare, può essere ridicolo, però è stato molto bello. Io da giovane facevo il catechista nella mia parrocchia lì a Manfredonia, nella cattedrale, e a quei tempi il catechismo nostro era il catechismo di San Pio X, in modo che, se vi ricordate, chi è Dio, che significa creatore, che significa onnisciente, cioè tutte quelle domande. Noi seminaristi, quando andavamo in seminario, dovevamo conoscere bene quel catechismo, altrimenti non ci entrava in seminario. Sono più di 250 domande, no, tutte. E io ero innamorato di questo, che è diventato Papa Sarto, si chiamava Papa Sarto. E è venuto qui un giorno, per una settimana, ospite, un gruppo di seminaristi di Treviso. E ci siamo subito rispettati, l'ho portato anche a Lucera, l'ho fatto vedere la cattedrale di Troia, perché quella è una cattedrale famosa per noi, c'è un rosone fantastico. Dopo 2-3 anni uno di questi ragazzi mi ha invitato, si è invitato a venire alla mia ordinazione, e ci sono andato. Il posto nostro era dietro l'altare maggiore, dove c'era il coro. E io sono entrato, mi sono messo subito dietro, come stavamo tutti i sacerdoti che siamo stati invitati a questa cerimonia. Al momento del Vangelo, che ci siamo alzati, stava scritto: questo è il posto di San Pio X quando era cardinale. Mamma santa, volevo gridare, volevo... Cioè, non me ne ero accorto che a Treviso il vescovo, il Papa, era il vescovo di Treviso, era canonico. Non sono stato capace più di sedermi su quel posto, sono stato in piedi tutta la Santa Messa. Questo ma per dire, se non ci venivano quei ragazzi, non mi capitava una cosa del genere. E ringrazio il Signore che, e di fatto, l'altro ieri abbiamo fatto la festa di San Pio X. Così. Questo poi è logico, tante persone che sono venute in incognito, non si sono presentate, sono venute solo per dire grazie Padre, molto bello. La cosa più bella che è stata anche qui, quando venivano i bambini da Rodi, perché io ero parroco di Rodi, tutti i bambini venivano a celebrare la messa qui, a cantare,
adesso mi manca, ecco, questo, mi manca questa partecipazione di questo coro famoso per noi. Io penso che ogni cosa che è stata qui è stata benedetta da Dio, e Dio ci è servito di questo posto, di questo ambiente, per far del bene. Ecco, se potessimo dire, qui c'era la centralina di Dio, va, mi è uscito, è stato abbattuto. Dio, chi è entrato qua dentro, non è, è uscito differente da come è entrato. E di questo so, perché tutti poi mettono la candela, tutti si fermano, e poi ritorno, portano i figli, dice, guarda, ho trovato un posto. Questo è, approfitto per ringraziare tutte quelle persone che ci hanno aiutato, quelle persone che qui hanno incontrato il Signore, hanno incontrato la Madonna, hanno incontrato anche il valore della vita. Se è servito questo per il bene delle anime, io ne sono certo.